Allora, per quanto riguarda le tangenti alla circonferenza, c'è una cosa molto importante che dobbiamo sapere. Allora, da un punto P esterno alla circonferenza, quante tangenti posso tracciare alla circonferenza stessa? Due. Da un punto P, vedete questo, che è esterno alla circonferenza, io posso tracciare due rette tangenti alla circonferenza. Una è questa e l'altra è questa, ok? Due rette che chiamiamo, che so io, T e R, ok? Eccole qua, due rette, T e R, sono le due rette che da ogni punto esterno che io posso prendere alla circonferenza posso tracciare tangenti. Quindi, da un punto P qualsiasi, basta che sia esterno alla circonferenza, posso tracciare due rette tangenti. Cosa posso dire di queste due rette tangenti? Posso dire un sacco di cose che voi dovrete sapere. La prima cosa, i due segmenti che uniscono P con i punti di tangenza H e K sono congruenti, cioè PH è congruente a PK. Se io prendo il punto di tangenza H della retta T e il punto di tangenza K della retta R, questi due segmenti PK e PH sono congruenti, sono uguali. Quindi, due segnetti qui, ok? Così e così. Poi, il segmento OP è la bisettrice, che vi ricordo che la bisettrice è una retta che taglia in due parti uguali in angolo, dell'angolo HPK e dell'angolo HOK. Cosa significa? L'angolo HPK è questo, vedete? E questo segmento PO, che unisce il punto esterno P al centro O, taglia quest'angolo in due parti uguali. Quindi quest'angolo è uguale a questo, ma non solo, taglia anche quest'angolo KOH in due parti uguali. Quindi quest'angolo è uguale a questo qui. 3. OH è uguale a OK e risultano uguali al raggio della circonferenza. Qua l'abbiamo visto prima con le rette tangenti. Se io traccio il segmento che unisce il punto di tangenza H con il centro O e l'altro segmento che unisce il centro O con il punto di tangenza K, questi due segmenti sono uguali e soprattutto sono uguali al raggio. Quindi anche qui facciamo una cosa di questo genere. Il triangolo POH è rettangolo in H. Il triangolo POH è un triangolo rettangolo dove l'angolo retto è qui. Vi ricordo che la tangente forma con il raggio che unisce il centro O al punto di tangenza un angolo retto. Quindi questo è un triangolo rettangolo. Attenzione, in questo triangolo rettangolo PH rappresenta un cateto. HO, che è il raggio, l'altro cateto, e PO rappresenta l'ipotenusa. Questo triangolo rettangolo, vedete, è congruente al triangolo POK, rettangolo in K. Questo triangolo PHO, che è il rettangolo qui, è congruente al triangolo sotto, questo POK, che è il rettangolo qui. Chiaro? Per ultimo, HK e PO, HK che è la corda che unisce i due punti di tangenza e PO che è il segmento che unisce il centro O con il punto P, rappresentano rispettivamente le diagonali minore e maggiore del deltoide PKOH. Di questo deltoide, logicamente, è un quadrilatero che ha le diagonali che formano angoli di 90 gradi.